impegno concreto e costante. Sono tornati domenica scorsa da Lusaka in Zambia la coordinatrice Raffaella Nannini e il consigliere dell'Africa Chiama Michele Peroni. Obiettivo della missione: il monitoraggio dei numerosi progetti in corso e gli incontri istituzionali con le autorità locali e internazionali con le quali l'associazione collabora per implementare i singoli interventi. Ma è stato ovviamente molto emozionante, perché mancare dopo, appunto ritornare dopo 10 anni, è un effetto, diciamo così, che arriva proprio al cuore e allo stomaco. Soprattutto tornare dopo 10 anni ti permette, questo è l'aspetto, diciamo così, positivo, di vedere dei grandi cambiamenti. Quindi avevo lasciato un centro, che è il centro Shalom, dove appunto l'Africa Chiama è presente dal 2007, un centro che aveva una scuola primaria e una piccola clinica, un piccolo ambulatorio. Invece ho ritrovato una scuola primaria, ovviamente una scuola secondaria, quindi alunni che vanno dalla prima all'ultimo grado della scuola, una biblioteca e ovviamente la realizzazione di un centro di maternità. Gli alunni in questo momento della scuola sono più di 1500, fra questi 73 sono bambini con disabilità, e la clinica, invece l'ambulatorio Shalom, che appunto si occupa della parte sanitaria, raggiunge più di 800 pazienti al mese. In occasione della visita in Zambia, anche del presidente Sergio Mattarella, giovedì 7 luglio la vice ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni ha visitato il centro dell'associazione L'Africa Chiama. Ad accoglierla è stata proprio Raffaella. È stata l'unica visita che la vice ministra ha fatto, quindi l'unica organizzazione che ha voluto appunto vedere ed incontrare. È venuta proprio al nostro centro e le abbiamo appunto illustrato sia tutto il reparto di fisioterapia e riabilitazione per i bambini e bambine con disabilità, tutto l'aspetto dell'educazione inclusiva e di qualità che portiamo avanti appunto a Kanyama, e ovviamente abbiamo avuto l'orgoglio di poterle illustrare e far vedere il centro di maternità, che appunto è stato realizzato con fondi di tantissimi donatori privati, con l'aiuto di tante realtà private e di aziende soprattutto nel nostro territorio, cosa che appunto a lei abbiamo fatto presente. E avete lanciato anche una nuova campagna di raccolta fondi? Sì, poco prima della mia partenza abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le cure specifiche e l'acquisto di attrezzature specifiche per bambini con disabilità in Zambia, ma anche per la Tanzania e per il Kenya. Questa campagna di raccolta fondi è possibile appunto sostenerla attraverso l'acquisto di un biglietto della lotteria solidale, e l'estrazione della lotteria si terrà giovedì 14 luglio presso l'anfiteatro Rastatt di Fano, dove fra l'altro ci sarà anche lo spettacolo degli allievi e delle allieve della Capogiro Dance and Theater di Simona Paterniani, e quindi vi aspettiamo giovedì 14 luglio all'anfiteatro Rastatt.